Sicuramente è presto per trarne conclusioni definitive, ma questa chiavari nuoto sta mandando un messaggio preciso e di tenore opposto a chi la riteneva già in Serie B. Il lavoro di Pisano si vede, i ragazzi hanno acquisito consapevolezza e fiducia nei loro mezzi, aiutati in esperienza dai veterani Zatti e Barrile, il cui apporto contro la dinamica è stato basilare. Contro i torinesi di Garibaldi, la compagine verde-blu, seguita da vicino dal vicepresidente Zadra e dalla solita forza speciale di giovani ed assordanti tifosi, si mostra potente anche in attacco, che rappresentava il suo punto debole accanto ad una difesa che invece fa sempre il proprio dovere. Segnano tutti, il giovane Lanzi, Carli, Romanengo e poi Barrile, che con una tripletta ha messo il sigillo nella gara pur arrivando in ritardo e partecipando dalla seconda frazione in poi. Non si è persa d'animo la squadra di Pisano, neppure dopo il vantaggio torinese del monumentale Ninfa, e ha ribaltato il risultato fino a conquistare il doppio vantaggio due volte, con il massimo di 3 punti fino al gol finale di Cranco, che addolcisce la pillola per gli ospiti. La parola ai protagonisti. Zadra, una squadra che non a caso ha vinto le 3 partite ultime in casa, perché sta giocando bene? Guarda il sorriso, se penso che... 2 mesi fa avevamo 1 punto e oggi 13 e siamo 4th. Non vuol dire nulla, mancano 2 sabati, però va bene. Andrea Pisano ha fatto un grande lavoro, i ragazzi sono giovanissimi. Piano piano, anzi, non più piano piano, stanno venendo fuori. Vedremo, Guido, vedremo. Roma, insomma, una squadra che ha sempre giocato, ma un andamento nettamente diverso in queste ultime settimane. A chi si deve? Una partita che abbiamo affrontato con un altro piglio, con la preparazione proprio è stata diversa, abbiamo fatto un tipo di allenamento molto più fisico e manesco, diciamo così, per modo di dire. Siamo andati, diciamo che ci siamo riscattati dalla partita d'andata, dove il primo tempo vincevamo 3-0, poi a mani addosso abbiamo sofferto tanto e non siamo riusciti a portare a casa il risultato. Questa è la 3ª partita vinta di fila in casa e stiamo anche facendo capire che ora a Chiavari, quando si viene a Chiavari, c'è da faticare per vincere. Lanzi, è tanto che giocate bene, state prendendo i frutti in questo momento. Che cosa pensi per questo finale di campionato, anche se mancano 2 partite alla regular season? Bisogna essere ottimisti e cercare di sempre dare il massimo. E bisogna vincere, basta.